Oggi è lunedì 2 dicembre 2013. Vorrei ritornare sull'argomento che Locate Viva da qualche tempo a questa parte non ha smesso di evidenziare, di sottolineare, di indicare agli addetti ai lavori di trovare la necessaria e giusta soluzione, anche perché ho appena visto un servizio su questa problematica in televisione, nella rubrica del TG3 Fuori TG, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dopo il telegiornale di mezzogiorno delle 12, dove parlava dei problemi dei pendolari, meglio, degli utenti del trasporto pubblico, e metteva in evidenza questa cosa: stanno aumentando i pendolari. Stanno aumentando i viaggiatori del servizio di trasporto pubblico pendolare, che in Italia è l'ultimo in Europa tra Francia, scusate, Francia, Inghilterra e Germania, dove in Italia siamo fieri e orgogliosi di lanciare le nostre frecce tricolori, le frecce bianche, le frecce rosse, le frecce argento, mentre le frecciate, che fanno male, fanno sanguinare, rabbia e senso di rassegnazione a volte, a coloro che quotidianamente hanno a che fare con il servizio del trasporto pubblico. Non voglio fare il ripetitore del déjà vu o del remember, ricordi gli anni belli, eccetera, ma sono orgogliosamente conservatore di quella piccola memoria storica locale, in quanto componente partecipante, se non anche promotore, di quel comitato per il miglioramento e il potenziamento dei trasporti pubblici nella comunità in cui risiedo e vivo. Locate di Triulzi, comitato sorto alla fine degli anni Ottanta, che chiedeva un miglior rispetto dei pendolari che venivano costretti in quella piccola saletta d'attesa, oggi abbandonata, e quindi la realizzazione di uno spazio idoneo e accogliente e confortevole. Chiedeva un potenziamento dei servizi del trasporto pubblico e quindi in quell'epoca siamo riusciti ad ottenere, sostenendo l'amministrazione, poi l'amministrazione comunale che ne ha fatto e ha raccolto quelle istanze, quelle richieste, l'istituzione, la realizzazione del servizio di collegamento a Locate con l'ATM, Azienda Trasporti Pubblici Milanese. Voglio ritornare alla riunione della commissione consiliare che si è svolta giovedì scorso, 28 novembre 2013, nella vecchia sala del Consiglio Comunale di Locate in via Roma, dove finalmente si è visto riconosciuta la necessità di quanto Locate Viva ha segnalato da tempo, cioè la rimessa a disposizione dei viaggiatori della sala d'attesa realizzata proprio grazie alle richieste di quegli anni e che appunto un ambiente accogliente, riscaldato nelle stagioni invernali, poteva e può permettere di servirsi del servizio ferroviario dalla stazione di Locate. Quindi, visto che da quando è stata istituita la linea S13, ci è stata privata la possibilità di utilizzare il servizio di questa sala d'attesa nei giorni di sabato e di domenica e di tutte le giornate festive. Nella riunione della commissione del 28 novembre scorso è stato riconosciuto da parte dell'assessore ai trasporti che
che il problema che abbiamo segnalato in primo ordine con la richiesta di mettere a disposizione la macchinetta elettronica self-service per l'erogazione dei biglietti ferroviari anche nelle giornate sabato e domenica senza doversi servire di quelle in distribuzione, dei biglietti in distribuzione nei locali, dei bar, posti nelle vicinanze di locate che offrono questo servizio. Anche perché alcuni disagi, alcuni disservizi, si sono verificati a danno degli utenti, dei viaggiatori, magari essendo costretti ad acquistare biglietti che andavano al di là della tariffa prevista per la distanza da utilizzare. Voglio ricordare ancora una volta che il self-service presente all'interno della sala d'attesa della stazione di Locate prevede l'erogazione di biglietti per tutta la regione Lombardia servita da Trenord, per tutte le stazioni ferroviarie della regione Lombardia. Quindi ritrovo assolutamente assurdo che questo servizio venga impedito di fatto nella sua utilizzazione da parte dei viaggiatori, non solo dei cittadini residenti a Locate, ma dei viaggiatori che si trovano a doversi servire della stazione di Locate, che possono essere provenienti da Opera, piuttosto che dall'Adriano, piuttosto che da altri paesi, anche da Milano, che vengono a Locate per poi dover ritornare in giornata servendosi appunto della S13. È stata fatta richiesta per poter mettere a disposizione in queste giornate di chiusura attuali, diciamo appunto al 2 dicembre 2013, di ripristinare l'utilizzo della sala d'attesa della stazione di Locate. Abbiamo anche capito da quella riunione che la soluzione è possibile già da domani, se i nostri addetti ai lavori trovano la soluzione di poter far garantire l'apertura il sabato mattina, la chiusura sabato sera, l'apertura la domenica mattina e in tutti i giorni festivi, che sia lavoro volontario, che sia un servizio di volontariato, che sia una retribuzione dei voucher, che sia perché, come l'assessore dei trasporti ha detto, che Ferrovie non vuol sentir parlare di mettere in locazione quei locali del primo piano della stazione di Locate come alloggio, mentre ha concesso al comune di Locate di poterlo offrire a qualche associazione e il comune di Locate in cambio potrebbe ottenere la garanzia di vedere svolto questo servizio necessario e dovuto ai cittadini di Locate, ma soprattutto agli utenti del servizio ferroviario. Quindi erano presenti i componenti del comitato pendolari alla riunione della commissione consiliare che si occupava del problema qui sinteticamente esposto e hanno preso consapevolezza, anzi hanno supportato elencando anche una serie di piccole problematiche, micro problematiche presenti presso la stazione di Locate. Ma per locatevia.it voglio riportare all'attenzione non solo dei visitatori del sito, di coloro che passano, che sono in transito da queste parti occasionalmente, ma voglio portare all'attenzione questo problema che sfido chiunque a dire che non sia una cosa da poter garantire come diritto, visto che lo paghiamo, è anche salato di questi ultimi tempi, il servizio del trasporto pubblico, è aumentata l'utenza dei pendolari. Quest'estate con l'apertura della stazione ferroviaria di Pieve Emanuele, il parcheggio a nord di Locate, al di là della stazione, negli immediati giorni che si sono succeduti all'inaugurazione di quella stazione, aveva di più che dimezzato la presenza di veicoli provenienti appunto da Pieve Emanuele. Quindi significa che in parte quell'utenza che riempiva quel parcheggio si serve direttamente del servizio garantito e offerto dal comune di Pieve Emanuele, nel comune di Pieve Emanuele.
Se noi andiamo a verificare in questi giorni, il parcheggio a nord della stazione di Locate è ritornato ad essere completo. Che cosa significa questo? Significa che sta aumentando l'utenza del servizio ferroviario e quindi la necessità di poter garantire a costo zero il servizio di attesa nella sala d'aspetto del comune di Locate, che comunque nei giorni di chiusura rimane a riscaldamento acceso, impianto di illuminazione acceso, impianto delle macchine self-service accese, mentre le porte restano spente, restano chiuse e le persone che devono utilizzare il servizio ferroviario rimangono fuori al freddo. Quindi si insisterà, come sito di locateviva.it, come promotore di questo spazio di partecipazione civica attiva, fino a che quel servizio non ritornerà ad essere agibile. Quel servizio, intendo, sala d'attesa della stazione di Locate, aperta il sabato, la domenica e nei giorni festivi, e la possibilità di poter continuare a servirsi dell'erogatrice automatica self-service per fare i biglietti ferroviari senza dover raccogliere il suggerimento di salire sul treno, cercare il bigliettaio, eccetera, eccetera. Io voglio andare alla stazione di Locate la domenica, poter accedere alla macchinetta e fare un biglietto per andare a Bergamo piuttosto che a Varese, piuttosto che a Brescia, piuttosto che a Como. Per oggi è tutto, ho oramai superato abbondantemente gli 11 minuti e per locateviva.it un saluto a tutti da Enzo D'Onofrio.